Magia o inganno? Pinguino ora ha in mano la sua bacchetta magica. La punta verso il re e con aria autoritaria dice: "Fate entrare qui i cinque musicisti." Re Leo, che non capisce più nulla, sbotta: "Ma come, pinguino? Non avevi detto di tenerli separati? Se adesso vengono qui insieme, perché prima li abbiamo fatti entrare ognuno in una stanza diversa?" Perché era importante che ognuno esprimesse i suoi desideri senza sapere quello che avrebbero detto gli altri, risponde Pinguino. Ora non c'è più bisogno di tenerli separati. Il re, che continua a non capirci nulla, ma che continua a fidarsi di Pinguino, ordina dunque di aprire le cinque porte colorate. Airone, elefante, istrice, orso e upopa escono dalle loro stanze ed entrano in quella reale. Ognuno di loro, appena mette piede in sala, vede di fronte a sé il re con accanto Pinguino e, schierate due per lato, le guardie reali che li avevano accompagnati a corte. Subito dopo vedono apparire gli altri amici e rivali. Non vi dico la scena. Airone comincia a urlare contro Elefante: "E tu che ci fai qui?" Elefante, per tutta risposta, barrisce dicendo: "Io sono quello che è stato chiamato a corte per diventare il vincitore. Che ci fai tu? E che ci fanno tutti quegli altri?" E indica Istrice, Orso e Upupa. Orso, che pensa di aver capito tutto, ruglia contro il re: "Tu non sei un vero re, tu ci hai ingannato." Upupa gli va dietro e cinguetta contro Pinguino: "Tu non sei un vero mago, tu ci hai ingannato." Istrice, che è l'unica che non capisce che cosa stia succedendo, non dice nulla, ma intanto ha rizzato tutti i suoi aculei in segno di difesa. I cinque amici, non più amici, stanno per azzuffarsi, quando Pinguino si alza in piedi e dice a voce alta: "Silenzio! È arrivato il momento di far tornare l'armonia nel regno di Musichè." Tutti obbediscono. Quel mago ha l'aria di sapere il fatto suo. Dietro a Pinguino c'è uno strano strumento che nessuno, fino ad allora, è mai riuscito a suonare.